Blasioli, oggi in conferenza stampa avete rivendicato il fatto che a breve riapriranno le biblioteche in Abruzzo grazie all'emendamento presentato dal Partito Democratico che ha permesso di raccogliere quei fondi necessari per le sanificazioni delle biblioteche. Allora, intanto diciamo che le 12 biblioteche abruzzesi, quindi sparse su tutto il territorio, erano chiuse perché con un'ordinanza del presidente Marsiglio si chiedeva la sanificazione, giustamente, ogni 4 mesi di queste biblioteche. L'ordinanza c'è stata, a giugno del 2021 non c'erano i fondi per fare la sanificazione e poi abbiamo scoperto che i fondi mancavano per la sanificazione delle biblioteche ma anche di tutte quante le altre sedi della Regione Abruzzo. Questo emendamento consentirà di riaprire le biblioteche per agosto in tempo per il nuovo anno scolastico in modo che possano tornare ad essere anche sale studio per gli studenti. Ma c'è un problema di fondo, la mancanza di personale. Da settembre del 2020, con l'interpellanza discussa in Consiglio regionale, noi chiedevamo di mettere più personale e soprattutto personale qualificato all'interno delle biblioteche. Vi faccio un esempio. Nel 2006 la biblioteca di Giampaolo contava circa 11 persone, adesso ne sono 2. Queste biblioteche non possono continuare a funzionare così, serve personale qualificato, serve un'immediata modifica del piano del fabbisogno. Noi ci appelliamo a tutte le forze che credono nella funzione sociale, formativa, istruttiva, culturale delle biblioteche di starci al nostro fianco perché comincerà una battaglia seria, forte in Consiglio regionale perché le biblioteche riaprono con un personale adeguato.